dopo quasi 2 settimane è arrivato il pacco. Allora, adesso lo apriamo insieme. Non è grande perché ci sono solo 2 cose. Solo che con una mano di sicuro sarà difficile, per cui prima lo apro e poi vi faccio vedere. Ok, allora ho ordinato lo stesso tappeto ma col colore diverso. Ve lo metterò poi nelle clip quando finire, cioè a fine video, in poche parole, così lo vedete. E praticamente è uguale all'altro, so solo che cambia in poche parole il colore, però secondo me è bellissimo e poi è anche grande, infatti è gigantissimo. Ve lo farò vedere nella clip quando lo metto nel corridoio. E poi ho ordinato questo per il giardino, questo qua, che ovviamente è da montare, così non si capisce, però comunque. Sì, i gatti devono sempre stare. Adesso non so se riesco a tirarlo via con una mano. Comunque no. Niente, ve lo farò vedere montato nel giardino. Non romperlo perché sennò. E poi devo vedere come funziona. Comunque questo lo vedremo quando ho finito di montarlo e vi farò vedere la clip finito il giardino. Queste sono le cose che mi devono arrivare di, ovviamente, di Temu. Comunque sono un po' così così. No! Faccio vedere cosa ho comprato all'artigiano in fiera di Milano, che ovviamente non ho ripreso, ma ho fatto il vlog su Instagram, per cui se non mi seguite, vi siete persi le storie. Se invece mi seguite su Instagram, avete visto tutto. Vi metterò anche le foto su Instagram. Comunque faccio vedere questo che ho preso. Allora, ho preso per prima cosa questo, adesso vi faccio vedere, che è un quadro fatto così, che si illumina, quello come l'altro in poche parole. Io ho preso questo qua, così. Questo è il quadro nuovo che ho comprato, 15 euro. Poi ho preso 2 creme per, diciamo, i dolori, tipo la schiena, tutte queste cose qua. Ne ho prese 2 a 10 euro, no, 15 euro. 2 così, 15 euro, spero che funziona, dato che ho problemi alla schiena. Questi li ho presi in Asia. No, Corea, sì, Corea-Asia. E poi questo che me l'ha dato a 5 euro, che è sempre per dolori, ovviamente si chiama Tigre Palm. E questo qua, per i dolori, in poche parole. Questo. Poi ho comprato, in questo sacchetto ho comprato il cucchiaio, questo qua in legno a 2 euro. Fatto così almeno posso girare, mescolare la pasta. E poi ho preso questo per il miele, che anche se a me non mi piace, però cioè, è una figata prendere il miele con questo coso, e ovviamente io ci gioco, ma comunque non mi piace il miele. Comunque questo, cioè lo mangio ma non mi piacciono comunque lo stesso. Ho preso questi 2 e poi abbiamo preso questi. Questo è per, cioè questa è la provola, ne abbiamo presi 2
a 10 euro. Questi qua. Questi a 10 euro. Due. Questi qua mi sembra in Italia. Invece questo Nepal, mi sembra. Non mi ricordo, credo Nepal, sì, più o meno. Per cui Corea, Italia, poi c'è bimba che non sa, e non mi ricordo se Egitto o Nepal, qualcosa del genere. Comunque queste sono le cose che ho comprato. Non ho preso chissà cosa perché giustamente 15 euro, 2, 12, 30. Comunque vabbè, perché non mi piacevano, a parte che solo per tutte queste cose qua sui 100 euro comunque quasi abbiamo speso, quasi, perché poi abbiamo mangiato, per cui alla fine 100 euro sono andati fuori. Questo si lecca il collo, ma che cavolo ti lecchi? E niente, comunque queste qua e basta, queste abbiamo preso. E appunto non ho vloggato perché c'era troppa gente, ma comunque avete visto le storie su Instagram. E poi anche perché che cavolo stai facendo, mamma mia, solo io posso avere un gatto scemo come lui. E poi perché sennò dopo non riuscivo a vedere, a comprare le cose, per cui era un po' complicato registrare. No, però vabbè, su TikTok e su Instagram vedete le storie, vedete tutte le altre cose. Comunque niente, ve lo farò vedere più avanti quello che si illumina, perché le pile non me la date. E niente, per cui lo farò vedere poi più avanti. Questo qua. E queste sono state le cose che ho preso. Vabbè, questo è tutto. Altro cosa. Ma cosa stai facendo? Cosa fai? Cosa fai? Vabbè, questo è. Or two ago, I thought I'd take a ride.